Penso che sia una delle cose belle e affascinanti della narrazione del film. C'è una generazione di adulti per bene che ha condotto la propria esistenza con dignità, tentando di fare bene il proprio lavoro, di educare i propri figli, di costruire, come dire, questo strano aggregato di sangue, di affetti che è la famiglia e quant'altro, ma senza rinunciare alle proprie vocazioni e così via. Infatti lei fa lo giornalista, io faccio lo psichiatra e così via. A fronte di questa generazione di adulti per bene, però questa generazione di adulti per bene ha perso il sync col desiderio della felicità, o della contentezza perlomeno. E a fronte di questo c'è una generazione di adulti per male, che però rivendica il diritto alla felicità, rivendica il diritto anche a una visione possibilmente ancora romantica, drammaturgica della propria esistenza. E questo è, secondo me, il segno più commovente del film. Il film, secondo me, è molto morale, un film profondamente morale che non fa morali. E questa, secondo me, è la forza del film. E poi vabbè, c'è tutta l'aneddotica, ma se mi ha svegliato la notte che io penso da molto tempo e che mi si è manifestata, che una mentalità criminale, al di là del problema penale, pervade tutti noi. Tutti abbiamo un atteggiamento spesso criminale, lo abbiamo nei nostri silenzi, in quello che pensiamo degli altri, in cui tentiamo in qualche volta di apparentemente coadiuvare qualcuno, invece in realtà di ostacolarlo. La mentalità criminale, non è un caso che uno dei personaggi più interessanti è quello del giornalista culturale, che è uno di quelli che esercita con maggiore precisione questa mentalità criminale. Ricordiamo un grande Giorgio Montanini. Un grande Giorgio Montanelli. E qui, questa è una delle cose che rivela il film. Allora, intanto portatemi una famiglia italiana, proletaria, sottoproletaria, piccolo borghese, borghese, aristocratica, che non abbia almeno un 10% di disfunzionalità. La cosa, secondo me, invece bella che lui ha fatto è che lui non ha fatto un'autobiografia in termini di caratteriali o di episodi, ha fatto un'autobiografia interiore, psicanalitica, sentimentale, spirituale, per cui è chiaro che io e Margaret non siamo come io e la mia meravigliosa Chiara, però c'è, come dire, un rimbalzo simbolico che non credo che appartenga soltanto alla famiglia. Come si chiama il cognome? Tu non l'hai mai detto come si chiama la famiglia di cognome? Tammaro. Tammaro. Meglio che una famiglia senza sai cognome. Perché? Perché è un'armeria. Però non ci manca. L'armeria sei curinato l'armeria Tammaro. Per cui insomma è chiaro che è una diversa. Tra l'altro questa è un'altra delle cose belle secondo me, mettere in scena in qualche modo qualche membro della sua famiglia o così, secondo me non è un gesto narcisistico, è quasi un atto di generosità, far diventare la tua vita drammaturgia.